Ed ora un'altra storia, parliamo di basket, andiamo al Pala Pedemontana dove si allena la Dynamic Venafro che domani affronterà in casa Ortona per una sfida decisiva per la salvezza. Una salvezza che ha davvero dell'incredibile se si pensa che nel girone di andata la squadra allenata da Mascio aveva raccolto solo 0 punti. Ma poi c'è stata la svolta, 10 partite, 10 vittorie su 14 partite. Tra gli artefici di questa cavalcata c'è soprattutto un giocatore. Vediamo. Mauro Liburdi è uno sportivo vero, che sia sul parquet o sul ring, negli Stati Uniti o in Molise, per lui non fa differenza. Ogni occasione è buona per accettare nuove sfide. L'ultima l'ha portato a Venafro in Serie B. Dopo un girone di andata chiuso a 0 punti, nel ritorno la squadra allenata da coach Arturo Mascio ha cambiato decisamente marcia ed ora punta alla salvezza diretta. Tra gli artefici di questa cavalcata c'è sicuramente Liburdi, arrivato a dicembre. 34 anni, di Cassino, gli esordi nella stella azzurra Roma, poi una serie di esperienze fra Serie A e B, fino al sogno americano. Io nel 2009 sono andato negli Stati Uniti, dove ho fatto qualche allenamento con i Knicks, che loro d'estate cercano sempre qualche giocatore da inserire nella rosa per completare allenamenti. E anche per mezzo dell'amicizia con Danilo Gallinari, che conosco da molto tempo, ho fatto allenamento lì, poi non ho continuato con il gruppo e ho deciso di continuare a restare negli Stati Uniti lavorando nelle serie minori, dove comunque il livello è stato molto alto. Hai fatto prima riferimento all'amicizia con Danilo Gallinari, grande campione dell'NBA, è un rapporto ancora vivo, vi sentite ancora? Sì, Danilo, anche oggi ci siamo messaggiati. Danilo non solo, come tutti sapete, è un grandissimo giocatore di pallacanestro, ma per me è soprattutto una grandissima persona, è un ragazzo estremamente intelligente, quindi è sempre per me un grande piacere stare con lui. Adesso abbiamo passato qualche giorno a Londra quando c'è stato l'NBA World Tour. Quando tu sei andato negli Stati Uniti, che cosa ti aspettavi? Avevi un po' un'ambizione, l'idea di magari sfondare in quel mondo lì? Ma più che ambizione di sfondare, io volevo proprio confrontarmi e sinceramente è stata una bella esperienza, perché comunque quell'anno lì, oltre a Mike D'Antoni, c'era anche nel gruppo degli allenatori Alan Houston, che ha avuto modo di apprezzarmi, non so come, però mi ha fatto dei complimenti. Tornato in Italia alla Fortitudo Bologna, Liburdi si è poi avvicinato ad un altro sport, la boxe. Per un periodo ha anche pensato di abbandonare la pallacanestro, poi è tornato sul parquet, prima nella sua Cassino ed ora a Venafro. Io ho una grande passione per il pugilato, ho fatto l'esordio nel 2012, spero di fare compatibilmente con la pallacanestro qualche altro incontro da amatore quest'estate, però la passione per la pallacanestro rimane, comunque la passione per lo sport rimane e mi piace affrontare nuove sfide. Questa sfida di questa squadra che stava in sofferenza 0-13 era una cosa che mi motivava. Ho sempre di solito lottato per i playoff, questa era la prima volta che lottavo per non fare i playout e sinceramente i risultati ci stanno dando ragione. A Venafro Liburdi ha trovato l'ambiente ideale per esprimersi al meglio ed anche per recuperare definitivamente da un vecchio infortunio alle ginocchia. Adesso ho recuperato totalmente e sinceramente mi piace molto l'ambiente che ho avuto qui a Venafro. Loro comunque mi hanno messo a disposizione un ottimo centro di riabilitazione, quindi sono qui che lavoro con Walter e Gianluca Primavera. Liburdi ha dunque ritrovato il top della condizione fisica e quando fra qualche anno smetterà di giocare avrà qualcosa da insegnare ai più giovani. Lo sport nasce per dare l'opportunità ai giovani di non stare semplicemente davanti ai bar e davanti alla PlayStation, ma per uscire e per avere prima di tutto dei valori. E è questo che stiamo cercando di fare qui e quindi mi faceva piacere sposare questo progetto. Credo lo stiamo facendo bene, il pubblico sta rispondendo bene, adesso dobbiamo solo salvarci e poi vediamo un po'.